Enigmi, enigmi, come quelle che si stanno ponendo tutti i romani in questo momento. E quale? Quali sono gli affluenti del Tevere più vicini a Roma? Quali sono? Le fogne. Nastro. Nastrina. Nastrosa. Che? Nastrosa. Oh, cos'è quella cosa che anche se è nera, 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 che più nera non si può, non ha nessun colore? Cos'è? L'umore. Soprattutto quello degli italiani, che dopo aver pagato il 7,40 sentono parlare di condoni e gli evasori fiscali. Ma voi lo sapete che cos'è il modello 740? A Milano il modello 740 è il modello per la denuncia dei redditi. A Roma ci si fa anche la denuncia dei redditi. A Palermo il calibro di una pistola. A Napoli sono le 8 meno 20. Basta! Sono stufa di domande, parliamo un po' di sport. Anche lo sport è un enigma. Ah sì? Allora dimmi qual è il colmo per un attaccante di calcio. Io lo so, evitare il portiere. E perché? Per non dargli la mancia. Io invece con lo sport ho fatto un grande affare. Davvero? Sì, dopo i mondiali di calcio ho comperato una zolla del campo dello stadio olimpico per 540.000 lire. Ma le zolle costavano soltanto 360.000 lire. Sì, ma sulla mia ci aveva fatto la pipì Maradona. Nastro. Nastrina. Nastrosa. Quanti enigmi. E mi chiedo, che sarebbe il partito radicale senza Cicciolina? E che sarebbe di tanti straricchi senza l'evasione fiscale? Che sarebbe Mona Pozzi con le mutande? E Spadolini senza Forattini che gli disegna il pisellino? E Maurizio Costanzo senza la camicia coi baffi? E Pippo Baudo senza il trapianto dei capelli? Che sarebbe Raffaella Carrà senza Montezemolo? Cioè no. Che sarebbe la Fenech senza Iapino? Nemmeno. È così, che sarebbe Bruno senza Vespa? Andrebbe in taxi. No, c'è lo sciopero. Indovina, indovinello, dove è il brutto, dove è il bello. E la vita è una sciarada che ti lascia per la strada. E non sai, para 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 pa, para para pa, non è sempre il mondo, sai. Aie.